Venditalia 2016, ci troviamo allo stand della LK con Antonino Cuttonaro, l'amministratore delegato del gruppo Q-Save, di cui fa parte anche proprio la LK. Buongiorno Antonino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Noi ci siamo ritrovati qui dopo 2 anni e nell'arco di 24 mesi ho detto Fabio, qui sono successe un sacco di cose. Che cosa è successo? Ma sì, in effetti abbiamo, credendo sempre di più nel mercato del vending e nella possibilità di sviluppare, abbiamo voluto fare un'operazione di cambio pelle, cioè da società, il case mi riferisco, specializzata nel cashless. Oggi, grazie anche all'acquisizione del ramo d'azienda della Subalpina Vending e quindi la distribuzione degli accettatori di banconote e di la rendi resto, siamo diventati una payment solution secondo quello che erano le strategie che avevo in testa e che avevamo come gruppo, per dare ai clienti del vending una soluzione di pagamento a 360 gradi. Quindi siete andati a integrare una serie di strumenti già disponibili per più canali e creare una macro azienda dedicata ai sistemi di pagamento. Esattamente, cioè noi oggi ci possiamo presentare sul mercato con soluzioni già consolidate negli anni, come la gestione dei buoni pasto, che è uno dei nostri cavalli di battaglia, e i sistemi di pagamento, che sono quelli nativi di LK, con appunto gli accettatori di banconote, rendi resto, ma anche soluzioni bancarie, con un accordo fatto con la Bancasella per essere AIP compliant, come ad esempio la possibilità di gestire con un telefonino il distributore, che è un po' l'evoluzione del futuro nel prossimo anno. Sono tutte applicazioni che noi avevamo già messo in produzione, ma che i tempi non erano ancora maturi. Quest'anno ci possiamo permettere di presentarli. Non ultima, ma da buon con la notevole importanza che può avere, la trasmissione dei dati, dei corrispettivi. Per il 1 gennaio 2017. Questo nasce dalla grande esperienza che ha Q-Save nella grande distribuzione, dove lì abbiamo potuto cimentarci già da diversi anni con un'altra società che fa capo al nostro gruppo, che già da anni trasmette i corrispettivi della grande distribuzione, quindi con tutte le caratteristiche del caso. Antonino, alla tua sinistra ci sono una serie di attrezzature che fanno proprio, ecco, sono in mostra e possiamo anche farle vedere, sono gli accettatori di banconote con i compattatori. Esatto, qui noi la nuova linea che va a completare la gamma degli accettatori della ICT, che peraltro società, azienda conosciuta, famosa e direi anche molto diffusa sul nostro territorio, insieme alle altre gettoniere che andiamo a vedere. È trasparente, ci possono vedere attraverso il plexiglass, è anche simpatica, via. La gettoniera che peraltro per un accordo e per una, come dire, stipulato con i CT, ci permette di essere distributori esclusivi di questo prodotto. Ecco, diamo uno sguardo, facciamo un focus su questa gettoniera. Io, ecco, facciamo un po' come i bambini, no? Siamo dietro il vetro mentre la telecamera riprende sia la gettoniera che le chiavi di riferimento. Che cos'è? Allora, le chiavi sono riferite al nostro pagamento, al nostro cashless, e quindi sono il prodotto Bubble che continua, anzi si rafforza di nuove feature perché diventa sempre più fruibile per una gamma più ampia di gestori, sia di alta gamma che di bassa gamma. Il design l'avevamo già predisposto qualche anno fa, quando abbiamo lanciato il prodotto, lo stiamo potenziando nelle sue caratteristiche funzionali. E alle mie spalle invece c'è il sistema
aspettate che passo da quest'altra parte, così metto lui comodo per poter parlare e mostrare il totem, chiamiamolo così, per andare a gestire i ticket restaurant. Ecco, vorrei dire, per noi che lo chiamiamo nel nostro gergo il Q-Point, è un Q-Point multifunzionale che nasce per gestire i buoni pasto e ce n'è già installate alcune centinaia sul territorio, però si rende, l'abbiamo ingegnerizzato per essere disponibile per diverse modalità di pagamento. In questa configurazione da fiera lo vediamo col buono pasto, l'accettatore di carte di credito e l'accettatore di chiavi con la stampante. Quindi direi il QR code che oramai ci accompagnerà per il futuro, sì. No, per identificare l'apparecchiatura anche ai livelli di assistenza, per poter essere in grado di intervenire sulle macchine sapendo da remoto quali sono le anomalie che può avere la macchina, per vedere una configurazione con invece il classico accettatore di banconota, la moneta, il rendiresto, sempre lo scontrino e la chiave. In questo caso vediamo un bubble di dimensioni maggiori perché si presta più per la gestione anche delle carte dei badge. Di badge, quindi dei badge, con applicazioni che possono essere o Fidelity Card o comunque cose, cioè, esattamente. Le applicazioni software sono comunque prodotte al nostro interno, perché noi, oltre alla configurazione hardware, realizziamo prevalentemente quelle che sono le applicazioni per i clienti, e quindi in questo caso vediamo una soluzione per la vendita dei cibi o cassa automatica, dove uno ha la possibilità di selezionare eventualmente il prodotto, verificarne la sua scheda nel caso, e con le caratteristiche del prodotto piuttosto che quelle che sono le calorie, le modalità di celiachia o quant'altro. Un po' come su un sito web per fare uno shop online. Sì, solo che questo per noi allora il web è una postazione sul posto, cioè il web, che per carità nulla è comunque qualche cosa che avviene nella scrivania, sul computer, oggi anche nel telefonino, però questo è direttamente a ridosso di quello che è la scelta. I competenti del marketing o del si chiama sul punto vendita in gergo, il PDV. Esatto, questo lo troviamo sul punto vendita, con la possibilità veramente di fare o di utilizzare. Nessuno ci vieta di sostituire questo con un buono pasto, nessuno ci vieta di sostituire la moneta con la carta di credito, quindi sono modulari e intercambiabili fra di loro. Che cosa straordinaria. Governati da un'unica intelligenza e da un'unica soluzione, che è quella di LK o Q6 per chi ci conosce come Q6. E infine, poco fa ci hai parlato di QR code. Esattamente. Il QR code oggi, oltre a ovviamente per noi e per esigenze tecniche, lo presentiamo sul mercato unito a tutte le altre soluzioni, quindi la peculiarità dei nostri prodotti è che sono interfacciabili fra di loro, e quindi ovviamente, no? Che ci permette, grazie a un'app sul telefonino, di ricaricare il telefonino e di eventualmente usufruire del prodotto sul distributore. Ecco, se volessimo fare un esempio dal vivo, proprio davanti alla telecamera, per i nostri telespettatori, vediamo, mostriamo la camera, che cosa dovrebbe accadere. Allora, io intanto qui ho già caricato del denaro. Ok, che perfetto. Da un sistema, da un circuito bancario, oppure da un sistema stand alone o sul punto vendita, come dicevamo prima, e mi arriva da una postazione magari all'ingresso piuttosto che in una postazione
decentrata rispetto al distributore. Poi mi avvicino al distributore. Eccola qui, lo riprendiamo. E lui mi dà, in questo caso mostriamolo alla camera, lui mi dà la lista dei prodotti che io praticamente rivedo qui. Ovviamente questa è una dimostrazione, quindi certo, però vediamo la possibilità di scegliere il prodotto attraverso il nostro telefonino. Quindi anche noi, come dire, ci siamo adeguati a quello che è il mondo della telefonia. Ripeto, noi nel 2012 già presentammo, e per chi avesse anche voglia di andarlo a vedere nei nostri siti lo trova, era stato presentato al TG1 piuttosto che al TG5, un'applicazione fatta sul telefonino per il controllo accesso, la rilevazione presenza, nonché la possibilità di usufruire la mensa o il distributore automatico. E allora? Per noi è storia. Che allora, si consolida. Voi, ecco appunto, in questo caso non solo fate la storia di questo segmento, ma anche e soprattutto andate a porre in termini futuristici nuove soluzioni integrate per il pagamento attraverso i vari sistemi che si possono integrare. Per entrare in contatto con voi, come bisogna fare? Andare sul sito www.lk.com oppure www.qsave.it. Volevo però, prima di noi abbiamo tante soluzioni, abbiamo fatto parecchie applicazioni che sono diventate, come dire, un'applicazione consolidata negli anni, perché sono 25 anni che oggi lavoriamo sul mercato, anche se non direttamente nel vending. Però le nostre idee e i nostri progetti nascono dialogando con il cliente, che ci dice le sue esigenze e noi cerchiamo di assecondare al massimo quelle che sono le sue aspettative, customizzando e costruendogli, fatemi dire, il vestito addosso. Un dosso. Senza però essere dei sarti esosi, costosissimi, no, perché talvolta uno può pensare, beh, però chissà quanto costerà poi. No, questo fa parte del nostro DNA, cioè noi prendiamo spunto perché da quell'applicazione ci costruiamo un qualche cosa da presentare poi verso altri clienti. Quindi per noi non è il progetto fatto per il cliente, ma è il suggerimento del cliente per soddisfarlo e per creare una nuova linea di prodotti o una nuova funzione o una nuova possibilità di pagare a 360 gradi. Nei distributori automatici. E non solo nei distributori automatici. Era opportuno far capire che anche una soluzione a progetto, come si suol dire, non va a costare una cifra esosa, anzi è veramente un piccolo contributo spese per riuscire a dare la giusta importanza e avere il giusto risultato desiderato per il cliente in questo caso. Antonino, grazie, sei stato cortesissimo ed esauriente, sono molto contento di averti rincontrato dopo 24 mesi e aver scoperto di questa integrazione di sistemi e soluzioni che va a fare di LK certamente una delle aziende italiane più in vista e con il prodotto più ricco in questo caso, ma non più ricco nel senso di più costoso, più ricco in termini di offerta. Certo, questo è sempre stata la nostra mission, quello di dare le soluzioni o più soluzioni a 360 gradi per, come dicevo prima, per un'utenza specializzata o di alto livello piuttosto che un gestore che ha delle caratteristiche più modeste. Bene, grazie Antonino Cuttolaro, amministratore delegato di Qsave, società di cui fa parte anche LK. Esattamente. Fabio Russo per VendingTV.it continua, Antonino Cuttolaro nel frattempo vi saluta, say bye. Saluti, grazie, arrivederci a presto. Non andate via.